Ciao. Da dove venite? Perugia. Da Perugia, siete qui per vedere il concerto di Elisa? Sì, in vacanza abbiamo approfittato. Ma prima di venire qua sapevate già che si sarebbe esibita oppure l'avete scoperto? No, abbiamo scoperto, andiamo a vedere. Di dove siete? Noi siamo di Fregone. Benissimo, come mai siete qui per Elisa? Sapevate già che c'era questo concerto? L'avete scoperto? Abbiamo già, sinceramente anche aspettavamo perché è una ragazza che è veramente molto brava. Hai una canzone che ti piace più di tutte? Sì, però se mi chiedi il titolo, no. Però, belle canzoni, no? Cosa ne pensi che canti proprio in inglese? Ha una bellissima voce, anche la pronuncia secondo me è molto molto valida, sì. Quindi merita venire a seguire questo concerto? Sì, sì, sicuramente. Qui con le tue amiche? Esatto, sì, siamo qua da questo pomeriggio. Tutte grandi fans di Elisa? Abbastanza, sì, sì, sì. Sì, di essere così vicina al palco così potrei vederla bene? Sì, sicuramente. È la prima volta che la vedi dal vivo? No. Ah no, eri già andata a vedere qualche concerto diverso? Quando era all'Ippodromo. E cosa ti è sembrata? Bravissima. Bravissima. Buon ok, divertimento, buon divertimento. Ciao. Grazie. Allora, innanzitutto ciao Elisa e tantissimi complimenti. Senti, sei proprio qui oggi a Grado. Voglio sapere da te se provi qualche emozione particolare a cantare davanti a un pubblico comunque della tua regione, oppure se è sempre la stessa emozione indipendentemente dalla regione in cui canti, in cui ti esibisci. No, è molto diverso. Non è assolutamente come cantare in altri posti. Speravo che fosse uguale perché... per la concentrazione sarebbe meglio così, però mi innervosisce abbastanza, cioè è più difficile cantare qui. Ma ti seguono anche i tuoi amici ogni concerto che vieni qui magari in regione? Se possono, sì. Se ho visto molte persone in Monfalcone, oltre che altre regioni che sono proprio qui a Grado, per quello ti dico. Senti, progetti per il tuo futuro? Scrivo, continuo a scrivere per il momento e... lavoro al mio secondo disco. E come mai proprio in inglese? Perché ho sempre cantato così da 10 anni ormai. Da quando avevo 10 anni ho cominciato a interessarmi a canto e per un motivo o per l'altro sempre in inglese, perché mia madre lavorava con della musica inglese e mia sorella ascoltava musica inglese, quindi io cantavo musica inglese. Poi credo che per cantare in italiano in questo momento dovrei studiare altrettanti anni. Sì. Ciao a tutti gli ascoltatori di Canale 55, sono Elisa, buone vacanze e buona estate 98 a tutti. Grazie mille, ancora complimenti. Grazie.